La vita è come un fiume, un gran torrente sempre in piena, come se ci fossero sempre state delle piogge torrenziali fino a qualche momento prima. E se tu lo lasci andare, il torrente ti porta, ti sbatte a sinistra, a destra, ti fa scoprire paesaggi fantastici, ti fa fare delle scivolate nelle cascate incredibili e poi ti fa sbattere contro tronchi d'albero, ti immerge in pozze di acqua ghiacciata. Non c'è tregua, è sempre una sorpresa, c'è sempre qualcosa di nuovo, di imprevisto. E se uno è alla ricerca di trovare lo spazio poi per essere invece sereno, serena, tranquilla, rilassata, in pace con il mondo, con te stessa, stare nel fiume non è piacevole. L'unico modo per creare questo spazio è, secondo me, è quello di pianificare un percorso, di, nonostante la consapevolezza che sono in un fiume, che c'è la corrente, che è la vita che mi porta attraverso a infiniti numeri di sorprese che devo mettere nel conto, io comunque scelgo un obiettivo, una direzione, mi metto delle tappe, cerco di migliorare giorno dopo giorno la mia posizione nell'acqua, la direzione, di modo che se trovo una deviazione, un fiumicello laterale che va più tranquillo, piuttosto che un laghetto che non si nota dietro gli alberi, io mi posso fermare a prenderlo, mi posso fermare a cogliere queste opportunità. Quindi quello che voglio dire è, se voglio trovare uno spazio di realizzazione, di soddisfazione e di piacere, per me è inevitabile, è indispensabile, anzi meglio, avere degli obiettivi, un percorso, delle tappe, delle cose in base alle quali ogni giorno fai un progresso, fai un passo avanti, dai una dimostrazione che le cose le puoi cambiare anche contro le regole della natura. Questo è. Il fiume è bellissimo, ma non so quanto è piacevole. Io penso che se uno ci si dedica può costruire le vele e, nonostante la corrente, decidere di andare dove veramente vuole, quando vuole. Thank you.